ragazze, nuova tipologia di video per il mio canale è finiti, li ricompro, insomma vi faccio vedere un po' i miei prodotti finiti e vi dico se mi sono piaciuti o no, se mi sono piaciuti abbastanza da ricomprarli. Iniziamo subito. Allora, iniziamo subito. Il primo prodotto che è finito è questo qui ed è la crema idratante per i capelli Fito 7, proprio della Fito. È una vera e propria crema per i capelli, si usa giornalmente sulle lunghezze e li rende più lisci, più morbidi, più idratati ed è 100% naturale, se non sbaglio. Devo dire che mi è piaciuta veramente tantissimo, sicuramente la comprerò, però non comprerò questa 7 che è quella più leggera, ma comprerò la Fito 9 che è quella la più idratante, soprattutto adesso in vista dell'estate che mi servirà un sacco. È veramente promossa, peccato che ha un costo abbastanza elevato per la quantità, però è veramente buona buona buona. Io l'ho centellinata, l'ho usata soprattutto, devo dire, non tutti i giorni come trattamento, ma l'ho utilizzata soprattutto magari la mattina in cui avevo i capelli un po' più bruttini, più secchi, in cui volevo darmi una sistemata ai capelli, non sempre sempre, infatti mi è durata un po' di mesi, però se lo usate tutti i giorni questa qua dopo un mese la finite. Secondo prodotto finito è l'esfoliante della Yves Rocher all'albicocca per il corpo, in realtà è un gommage vegetale, ha un profumo paradisiaco, però i granuli che ci sono all'interno sono esfolianti, sì, però non tanto tanto tanto. E io preferisco sinceramente qualcosa di molto più sfogliante, soprattutto per l'estate, quindi devo dire che è ottimo da portare in palestra, in piscina, perché è veramente molto pratica, però per la casa preferisco utilizzare il guanto o comunque qualcosa di ancora più esfoliante, perciò non la ricomprerò. Ne ho comprato un altro sempre della Yves Rocher, però di quello là detox, detossinante, che ha i granuli più grossi ed effettivamente mi piace di più, quello là lo utilizzerò comunque per andare in palestra, perché per casa utilizzo il guanto, come vi ho detto prima, il guanto Magic Peeling. Altro prodotto finito è questo, che è il balsamo labbra della Yes to Carrots al melone, ha un profumo pazzesco, l'ho usato per tutto l'inverno fino alla fine, è fantastico. Devo dire che l'avevo già ricomprato una volta perché lo avevo alcuni anni fa, mi era piaciuto tantissimo e l'ho ricomprato quest'inverno. Lo ricomprerò, ma non saprei, perché vorrei provare altri balsami per le labbra. Infatti ho comprato quello della Yes to, quella della Crazy Rumors, che vi farò vedere in un altro video, con cui mi sto trovando bene. Magari in futuro potrei anche ricomprarlo, perché è veramente veramente ottimo, super idratante, super emolliente, ha un profumo paradisiaco, è fantastico, però per il momento voglio sperimentare qualcos'altro, giusto per cambiare, non perché non mi sia piaciuto. Altro prodotto è questo, ed è il balsamo nutri riparatore della linea di Yves Rocher per capelli molto secchi o crespi. E la linea per i capelli di Yves Rocher è tutta una linea senza siliconi e anche senza parabeni e coloranti, motivo per cui adoro utilizzare questa linea qua. Questo balsamo mi è piaciuto da morire perché assomiglia un po' di più a una maschera, è molto denso e davvero nutre davvero bene i capelli, mi è piaciuto tanto. Ricomprerò, ma penso di sì, penso che lo ricomprerò. Altro prodotto finito sono questi, sempre i brochè, sono i patch anti imperfezioni per il viso, sono dei cerottini trasparenti che si applicano sui brufoletti. Intanto li trovo fantastici perché applicando quelli, solitamente quando un brufolo continua a toccarmelo, magari mentre leggo, mentre sono impegnata a fare qualcosa, continua a toccarmelo senza accorgermene, ed è una cosa sbagliatissima perché si irrita, si infetta, è super sbagliata. E con questo me lo tocco, però non tocco niente effettivamente perché c'è sopra il cerotto, e inoltre velocizza la guarigione, soprattutto se utilizzato di notte. Lo ricomprerò? Sì, assolutamente, l'ho già ricomprato infatti. Ultimo prodotto che vi faccio vedere è questa, è la maschera Reparation, sempre della stessa linea del balsamo della Yves Rocher. Sinceramente questa non mi è piaciuta molto. Il balsamo è migliore secondo me rispetto alla maschera, che non mi ha dato alcuna soddisfazione sinceramente, quindi non la comprerò assolutamente. Ultimo prodotto che ho finito già da un po' di tempo, però non ho qui con me perché ovviamente non trovo dove ho messo, non trovo la confezione, è sempre la crema della Lavera, però al cioccolato e all'arancia. È molto buona, è molto idratante, per l'inverno è fantastica, la ricomprerò forse sì, però non adesso perché adesso è estate e ci vuole qualcosa di più leggero e fresco, infatti ho preso questa qua al limone. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un commento per farmi sapere cosa ne pensate e vi mando un bacio, ciao!